Come ormai sapete, soprattutto per i veterani del canale, sanno che mi piace viaggiare in moto e infatti di recente ne ho fatto uno, c'è la serie sul canale. Ma c'è un accessorio fondamentale che devi avere, soprattutto se vuoi fare tanti chilometri. Quindi resta qui nel video e ti racconto che cosa mi hanno mandato. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lanfra e oggi ti voglio parlare di un dispositivo, ma più in particolare di uno schermo GPS, un navigatore, che ha una particolarità, ovvero connessione Apple CarPlay e Android Auto, proprio per la tua moto. Quindi praticamente ti puoi dimenticare di attaccare il telefono sul manubrio e avere direttamente questo schermo qui con cui puoi fare tutto. Vi sto parlando proprio dello schermo della CarPride, in particolare il modello 702, con una particolarità: monta direttamente sulla staffa per il tuo BMW. Quindi se sei un possessore di moto BMW e come sai hanno direttamente la staffa che esce di serie appunto per mettere il navigatore, con questo modello qui non devi comprare nessun altro attacco, non devi metterlo sul manubrio, ma puoi direttamente attaccarlo lì. Plug and play. Più precisamente questo schermo qui è da 7 pollici. Andiamo subito ad aprirlo. La CarPride produce quindi appunto proprio dispositivi, schermi per sia la tua moto che la tua auto, che puoi utilizzare come navigatore, puoi effettuare chiamate, utilizzarlo proprio come un vero e proprio telefono, solo che questo modello qua non ha lo speaker integrato, però puoi fare tutto quello che vuoi e ovviamente lo connetti all'interfono. La prima cosa che possiamo vedere è che è ben protetto. Togliendo questa copertura abbiamo il super schermone, sfiliamolo e lo troviamo già proprio con l'attacco per il BMW, ma ovviamente lo possiamo togliere. Come potete vedere è bello grande e ottimo soprattutto per andare in moto, così potete vedere bene la strada. Come vi ho detto prima, appunto è da 7 pollici e dispone di tutti gli attacchi. Ma andiamo a vedere cos'altro c'è nel pacco. All'interno della confezione troviamo due tipologie di alimentazione: quello USB, che è quello che andrò ad utilizzare io, e poi quello che si va direttamente ad attaccare alla batteria. Quindi abbiamo i due cavetti, positivo e negativo. Ovviamente l'attacco universale per qualunque manubrio, comunque braccetto per la tua moto, quindi puoi attaccarlo veramente ovunque, a qualunque tubolare. Qui ovviamente abbiamo il braccetto snodabile e ovviamente le varie chiavi e il libretto di istruzioni di uso e manutenzione. Però adesso andiamo a montarlo sulla moto. Bene, ci troviamo qui per strada con il fantastico paesaggio del mare. Andiamo a prendere lo zainone e andiamo proprio ad uscire i poteri forti. La chiave per attaccarlo, anche se in dotazione nella scatola vi danno proprio il loro chiavino, però per fare più veloce utilizziamo questo. E il braccetto, quindi andiamo ad attaccare. La posizione in cui io lo metterò è esattamente qui, perché proprio ho montato la presa USB, dato che la mia moto non ne disponeva. L'ho fatto il passaggio sotto chiave di questa presa USB. Quindi andiamo a svitare. Ci stanno anche i distanziali. Poi ovviamente questo braccetto lo potete attaccare su qualunque manubrio di parte dove volete della moto. Andiamo a infilare da qua, così non vi occupa neanche troppo spazio perché è sottile. Andiamo direttamente di dado a posto, così siamo sicuri che non si muove. Su questo braccetto qua ovviamente poi andiamo ad attaccare lo schermo, che facciamo proprio ora. Lo schermo, che non vi ho detto ragazzi, ma è impermeabile, quindi potete stare super tranquilli da questo punto di vista. Svitiamo. Devo dire che già così ci sta un sacco. Prende bene la linea della moto, come potete vedere poi non tocca neanche da nessuna parte. E questo è il cavetto che andremo ad attaccare poi l'attacco USB. L'ultimo pezzo, che è quello diciamo più fondamentale oltre allo schermo, ovviamente l'alimentatore. E poi dovete vedere che c'è questa rotellina qua per renderlo tutto impermeabile, così in caso di pioggia e qualunque cosa voi siete sicuri. A posto. Quindi l'unica cosa che ci manca da fare ora è connettere il telefono, impostarlo e basta. Qui abbiamo ovviamente il manuale di istruzioni, ci sia tutta la configurazione, il fatto che abbiamo addirittura due tipologie di volumi, o quello del dispositivo e poi quello proprio dei media. Ora basterà girare la chiave e il gioco è fatto. Abbiamo anche questo parasole che è comodissimo, piccolino però fa la sua scena. Comunque potete vedere che sulla mia moto, anche se è da 7 pollici, non ingombra neanche troppo, quindi GG, complimenti. Ora di regola, andando a girare la chiave, si accenderà lo schermo. Eccolo infatti ragazzi, guardate. Ora noi qui abbiamo lo schermo acceso e possiamo vedere che, a parte che è fluidissimo, ma noi ora andremo proprio a collegare il telefono. Spostiamo anche la lingua, italiano, è velocissimo ragazzi. Tra, possiamo aumentare la luminosità con un semplice clic. Ora stava al minimo, io la vedevo bene. Andiamo proprio a cliccare su Bluetooth, ci esce qui proprio CarPride. Andiamo a selezionare e noi ora praticamente avremo il dispositivo esattamente connesso lì in immediato, e come ci dice il telefono utilizza CarPlay. Quindi noi ora andiamo proprio ad utilizzare un Apple CarPlay sulla moto. Perfetto, lui si è connesso e abbiamo un Apple CarPlay immediato, fluidissimo, quindi è praticamente il mio telefono qui davanti.
Assurdo, no? Accendiamo la moto e andiamoci a fare subito un giro e andiamo a vedere proprio come funziona questo super schermone. Noi lo possiamo ovviamente collegare anche all'interfono, quindi io praticamente ho il telefono collegato allo schermo della Carpo Ride, lo schermo della Carpo Ride collegato contemporaneamente all'interfono. È semplicissimo, basta andare in Bluetooth e fare quindi la ricerca rapida sempre nel Bluetooth tramite l'interfono e tutto sarà collegato nell'immediato. Ovviamente, come avete visto, questo schermo è touch e lo rileva anche appunto il guanto. Nonostante i miei guanti sono un po' rovinati, che ormai il touch non hanno più niente, questo lo prende. Qui abbiamo la mappa, Spotify, e possiamo anche fare appunto le chiamate o addirittura le videochiamate su Teams. Quindi stai in università, stai in moto, non vuoi seguire la lezione, apri Teams e ti vedi la videochiamata qua. Comunque, nonostante abbiamo il sole puntato contro lo schermo, è super illuminato. Cioè io vedo benissimo, senza problemi, senza sfarfallii o altro. Cioè, spettacolare. È una cosa da non sottovalutare. Poi il fatto che è collegato col telefono vuol dire che noi non dobbiamo tenerlo sempre attaccato qui al portatelefono, comunque avere, utilizzare appunto Google Maps dal telefono, perché non tutti hanno appunto la presa e quindi molte volte, soprattutto sotto il sole, il telefono si rovina, tende a surriscaldarsi, si scarica più velocemente. Invece così, anche se è connesso allo schermo, sì, ci sarà un minimo, cioè si scaricherà leggermente, ma non come se lo stessi proprio utilizzando, perché comunque rimane in stand by il telefono, ma puoi fare tutto da qua, lo comandi esattamente da qua. Andiamo a cliccare su mappe e mi dà esattamente la mappa di dove stiamo ora in tempo reale, ed è fluidissimo. Possiamo spostarlo tranquillamente, riduciamo. Spettacolare. Ovviamente trovate tutti i link in descrizione per poterlo acquistare con il mio codice sconto. E acquistandolo sul sito con il mio codice sconto avete uno sconto di ben 50 euro sull'acquisto. Cioè, che ragazzi, volete risparmiare ben 50 euro, che non è per niente male. Quindi tutti i link per acquistarlo li trovate in descrizione. Ovviamente funziona sia Apple CarPlay che Android Auto. E questo ed è perfetto per fare viaggi. Cioè, comunque io ora sto guardando avanti, non devo stare ad abbassare la testa perché il telefono ce l'ho basso, ma essendo uno schermo bello grande e l'ho messo anche abbastanza alto, a parte che fa un minimo da protezione del vento, cioè io non devo stare a distogliere lo sguardo troppo dalla strada, cosa da non sottovalutare. Ora però andiamo ad impostare un punto la mappa e lo raggiungiamo. Non andiamo a spegnere la moto, però comunque noi al lato qui abbiamo il tastino, proprio che se siamo poi in percorrenza e non ci serve appunto lo schermo, possiamo spegnerlo tranquillamente. Allora, andiamo ad impostare destinazioni. Abbiamo un benzinaio che ci dice sulla strada ce ne sono vari, infatti, e impostiamo il più vicino. No, il più lontano ho messo, perfetto. Facciamo vai e ora lui ci sta dicendo tutto quanto. Come avete visto, io ho appena cliccato il tastino là sotto per andare nel menu generale, però qua non è uscito dall'applicazione di mappe, ci ha lasciato comunque una parte della mappa ancora in percorrenza, quindi basta poi ricliccare e ce l'abbiamo in grande. È veramente veramente ottimo, ragazzi, non pensavo a questi livelli, è la prima volta che ne provo uno, però so che è uno dei migliori sul mercato e lo sapete che io recensisco solo roba che è veramente di qualità, non vi ho mai detto truffe, e questa qua è una di quelle veramente ottime. Questo per i prossimi viaggi è proprio un bijou, si dice così, è la perfezione. Comunque potete regolarlo come volete. Quindi devo dire, non ci sta male sulla mia moto. Certo, stanno 10.000 cose sul manubrio, però non è neanche così tanto, non stona neanche troppo la visione. Pure per fare sterrata, ragazzi, va benissimo. Cioè, guardate qua che strada, che dove sono entrato, mamma mia. Vediamo, io ora spengo e si è spento automaticamente anche lo schermo, ovviamente. Però voglio farvi vedere una particolarità. Voglio farvi vedere quanto è veloce la connessione al telefono dello schermo, sia quanto veloce si accende lo schermo. Ora accendo, è partito già, quindi 2 secondi proprio. E ora ecco, guarda, 2 secondi ci ha messo, guardate. Ci ha messo pochissimo a connettersi. Cioè, che spettacolo. Qui abbiamo appunto, possiamo scrivere tutti i numeri che vogliamo e possiamo anche ovviamente chiamare oppure direttamente rispondere alle chiamate, contatti, la storia, tastiera. Abbiamo veramente di tutto di più. Cliccando una volta possiamo decidere il volume della voce o comunque del dispositivo. Quindi volendo utilizzare ad esempio ascoltare la musica con un volume più basso e il GPS con un volume più alto, possiamo tranquillamente farlo senza problemi. E di lato possiamo anche appunto aggiungere la SIM, così da avere una propria memoria
memoria e una propria connessione internet. Quindi ragazzi, vi consiglio vivamente questo schermo, perché come potete vedere è sì bello grande, lo potete montare, vi ricordo, su tutti i BMW o comunque su qualunque moto, perché grazie a questo modello W702 Uber BMW esce già con la staffa integrata senza dover comprare ulteriori attacchi o comunque metterlo un po' in giro per il mondo della moto. Questo è lo schermo. Come potete vedere, vi faccio una ricapitolazione: abbiamo la staffa propria con le due viti che non la muovete né mai né mai, e potete muovere lo schermo come volete voi. È immediato, si accende in veramente pochissimo tempo, e questo soprattutto se dovete fare un viaggio di tanti chilometri. Ovviamente non è che potete utilizzare il telefono, anche perché ti sfido a lasciare sotto la pioggia, come l'ho presa io, il telefono sotto, l'avrei distrutto, dato che a me non è neanche impermeabile, e questo mi stravolgerà tutti i viaggi, sarà comodissimo. Vi ricordo che ci sono due modi di attacco, appunto, di alimentazione: questo USB che sto utilizzando io, o direttamente proprio quello che va sulla batteria. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Ovviamente trovate tutti i link e i codici sconto in descrizione, acquistatelo, affrettatevi, perché ci sono sempre offerte molto convenienti, e soprattutto ora che sta iniziando la stagione estiva, siamo praticamente a giugno, che fai? Non hai organizzato il tuo viaggio e non sai ancora come andare? Lo schermino della CarPurite, ovviamente con il mio codice sconto. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commentino, e noi ci vediamo al prossimo video.